Buonasera, 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 benvenuti a tutti e a tutti. Fatevi sentire perché questa è una serata davvero speciale, serata dedicata a Ivan Graziani. Io devo dire che qui su questo palco ho poca luce, ma evidentemente la luce questa sera deve illuminare la musica, i testi delle canzoni, le poesie di uno dei più grandi cantatori italiani del nostro tempo, un cantatore che ha avuto i suoi natali a Teramo, città capoluogo di questo territorio. Teramo, città a cui Ivan Graziani è rimasto sempre molto legato, anche se poi in realtà nel corso della sua vita è stato molto a Milano, poi anche in Umbria, Nova Feltria e Firenze e tante altre città. Ma Teramo è rimasta comunque nel suo cuore e la ritroviamo spesso nelle canzoni che ascoltiamo nel suo repertorio. Perché siamo qui questa sera? Perché vogliamo ricordare Ivan Graziani e soprattutto perché vogliamo ricordare con lui le tante canzoni che hanno attraversato la nostra vita. Tra l'altro nel bar dove voi spesso fate colazione, vi fermate con gli amici durante la vostra vacanza, sono state riportate delle frasi che parlano del mare, perché al mare Ivan Graziani era molto legato, e che sono state tratte proprio dalle sue canzoni. E anche di questo parleremo fra breve con i nostri ospiti. Una serata che, come sapete, è per ricordare Ivan Graziani, ma come? Per intitolare questa bellissima piazza dedicata all'arte, alla musica e all'animazione, diventerà Piazza Ivan Graziani, oltre che il teatro di questa piazza, che è appunto dedicata al grande cantatore teramano. Ecco, finalmente mi hanno ridato la luce, ne sono felice perché adesso comincio a vedervi, eccoci qua. Abbiamo chiaramente ospiti speciali in questa serata, ma il primo ospite che voglio chiamare qui vicino a me sul palco è l'ideatore di questa manifestazione, di questa iniziativa, che è il vulcanico Luca Degli Compagni, che applauso, che è titolare del Glamping Villa di Don Antonio, grande appassionato di musica e soprattutto grande cultore di Ivan Graziani. Buonasera Luca, benvenuto, ecco il microfono. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie, benvenuto. Grazie per benvenuto a casa tua. Grazie per l'accoglienza. Allora Luca, questa piazza è sempre molto bella, molto vivace, molto colorata, molto musicale, e su questo palcoscenico tu hai dedicato tante serate a Ivan Graziani. Una in particolare me la ricordo perché c'ero anch'io su questo palco a fare la scema, perché in realtà io non so né cantare né ballare, però mi sono divertita tanto, grazie per quella bella esperienza. E in quella bella serata abbiamo avuto una sorpresa, tu e io e tutti noi, la presenza di una straordinaria persona che in qualche modo questa sera ci racconterà, che a suo modo questa sera ci racconterà di Ivan Graziani. Intanto la salutiamo, Anna Bischi Graziani, benvenuta! Allora, Luca Degli Compagni, ma è vero che hai conosciuto Ivan Graziani? Sì, sì, l'ho conosciuto. Racconto due aneddoti. Io sono cresciuto con le canzoni di Ivan Graziani, praticamente dopo Firenze Canzoni Triste, che ebbe un successo mondiale, si può dire, io ero piccolino ed ero al bar dell'Olide dei miei cugini, lavoravo lì, ero piccolino, era nel 82-83 perché la canzone era del 1980, vedo un signore entrare nel bar, io mi alzo dal tavolino perché stavo fuori, c'era poca gente, vado lì e vedo che era Ivan Graziani. E io non ci credevo perché per me era un idolo, un mito, e mi chiesi una bottiglia di Coca-Cola. E io dovevo condividere quell'emozione con qualcuno, dissi un attimo che vado a prenderla, chiamai mia sorella Anna Rita, dissi Anna c'è un signore lì che vuole la Coca-Cola. E arrivò mia sorella con questa bottiglia di Coca-Cola e vide Ivan Graziani, lei più grandicella di me, ancora più emozionata,
E questo signore disse a mia sorella: signorina, ha pranzato? No, allora buon pranzo. Questa era la classe di Ivan Graziani, per noi era, avevamo la pelle d'oca. Poi un altro aneddoto: ho visto 7 concerti di Ivan Graziani, uno in un paesino abbellante. C'è una canzone che si chiama Dada, c'è un verso alla fine, la canzone dice: si presentarono due balordi, spalle grandi da facchino. Allora, siccome Ivan Graziani era di Teramo e noi siamo di Giulianova, lui quando veniva nei paesini vicini scherzava e giocava con questa campanilismo, perché sarebbe Teramo e Giulianova come Roma e Lazio. Quindi anziché di dire si presentarono due balordi, disse si presentarono due giuliesi. Allora io quando finì il concerto andai dietro per conoscerlo, era un ragazzino ingenuo, e disse: ma come mai hai detto due giuliesi, gli abitanti di Giulianova, due giuliesi anziché due balordi? Disse: stavo scherzando. Ma come si chiamerà il tuo prossimo LP? Viva i giuliesi, te va buono, mo? Viva i giuliesi. Poi parlava Terramanni, diretto. E questo è la mia. Poi invece l'album che mi ha fatto innamorare di questo artista, e io ve lo suggerisco, vediamo se vi metto voglia di ascoltarlo, era Navi del 1983. Perché soprattutto quella canzone, una canzone che parte lentamente, puoi togliere la musica? Togli la musica da sottofondo? Navi, una canzone del 1983, io comprai questo LP, era una canzone che parte lentamente come tante altre, come Palla di Gomma, ma dà la sensazione a un certo momento, dopo un bellissimo giro di chitarra, che ti stacca e ti solleva da terra. È una canzone che ti fa proprio volare come un palloncino. E questa frase, due frasi di questa canzone, le abbiamo riportate anche sotto al portico in legno. Poi vedetevi, fatevi un giretto, ci sono le frasi, il titolo della canzone, l'anno della canzone e l'autore. Vi suggerisco di vedere tutte queste frasi che abbiamo fatto, che poi vi diremo chi l'ha fatto, andremo a scoprire dopo. Sì, okay? Sì, assolutamente. Poi a un certo punto, insomma, tu hai continuato ad amare questo cantautore, hai imparato le sue canzoni, lo hai interpretato. Allora, siccome a me piace fare animazione, spesso mi sono divertito a fare spettacoli con i miei animatori, e una sera ho dedicato un tributo a Ivan Graziani scegliendo le canzoni che secondo me erano tra le più belle, e tra il pubblico c'era un signore della SIAE di Teramo che conosceva la moglie di Ivan Graziani, ma io non lo conoscevo. Questo signore vide che stavo facendo tutta la settimana le prove dello spettacolo e a mia insaputa contattò la moglie di Ivan Graziani e mi fece una sorpresa. E praticamente, usando come gancio mia moglie e il capovillaggio Giuseppe, questa signora, la moglie di Graziani, venne qui e io, mentre stavo iniziando lo spettacolo, sento la voce fuori campo della moglie che si arrabbia. Era dietro, nascosta con i microfoni: come mi permettete di parlare di mio marito senza la mia autorizzazione? Io riconobbi la voce e capii che era uno scherzo e pensavo che fosse al telefono, quindi ero contentissimo. Invece di colpo mi vado a girare e sale sul palco, quindi l'emozione come un bambino. Da lì ci siamo conosciuti. Questa signora, siamo diventati amici, 2 anni fa o 3 anni fa, mi venne a invitare qui la moglie di Ivan Graziani, perché a Teramo hanno fatto una bellissima statua di sera luminosa, e mi disse: Luca, vieni all'inaugurazione, c'era anche Red Ronnie quella sera, e facemmo un giro con la golf car all'interno del villaggio. E facendo questo giro lei mi disse: perché non dedichi una via del villaggio ad Ivan? Ma una via del campeggio è un po' riduttivo. Magari la rianimazione solo se tu vieni all'inaugurazione. Certo che vengo. E poi da lì la targa mi sembrava pure troppo riduttiva. Allora mi venne l'idea di estrapolare dai testi di Ivan Graziani delle frasi inerenti al mare, tutte le canzoni, i testi che trovate sotto, le frasi inerenti al mare. Sonia Medori li ha riportati sul legno, li ha tagliati, colorati e li ha messi. E poi praticamente mi sembrava poco, quindi abbiamo fatto una segnaletica, voi vedrete, direzionale della piazzetta Ivan Graziani, e poi abbiamo messo, adesso la signora Graziani scoprirà la targa, poi abbiamo dedicato anche questo teatro, il Teatro del Mare di Ivan Graziani. Quindi abbiamo un po' confezionato questo, un bellissimo omaggio, sicuramente un modo per far conoscere a tante persone e soprattutto ai giovani, ai ragazzi, la musica di Ivan Graziani, che lo ricordo è stato un talento musicale poetico e soprattutto
un prodigioso chitarrista, ma non solo, è stato anche un vignettista perché era un grande appassionato di disegno, poi ne parleremo. E quindi insomma un artista veramente poliedrico, un artista geniale, per molti versi controcorrente, che ha scritto alcune delle più belle pagine ed emozionanti pagine della storia musicale del nostro paese. E allora vogliamo insieme, Luca, ringraziare e omaggiare la nostra amica Sara Medori, che appunto, Sonia Medori, chiedo scusa, emozione, Sonia Medori, che sale qui sul palco, e lei l'autrice delle scritte che leggete sul portico del bar, che è un omaggio appunto a questo grande poeta che è Ivan Graziani. Grazie per essere qui e grazie per questo bellissimo lavoro. Emozionante, vero? Un omaggio floreale, fiori che parlano d'estate, che parlano di, appunto, di emozioni. A tutti naturalmente l'invito a leggere questi stralci delle canzoni di Ivan Graziani. Nel portico sono anche indicati i titoli delle canzoni e quindi l'anno in cui sono state scritte, e naturalmente un'occasione per andare ad ascoltare sul... Emozionata? Va bene, Sonia, grazie ancora e buona serata. Molto bene, molto bene. Abbiamo il piacere di avere con noi l'assessore alla cultura del comune di Giulianova Nausicaa Cameli, insieme al presidente del consiglio Roberto Mastrilli. Prego. Buonasera, benvenuti. Buonasera, buonasera. Allora, cultura, musica, mare, turismo, insomma non manca niente. No, veramente, grazie per l'invito, non ci aspettavamo di salire sul palco, abbiamo accettato l'invito di presenziare a questo evento davvero con tanto piacere. Perché comunque Luca degli compagni, ma tutta la sua famiglia, sono veramente il valore appunto del turismo, della cultura e di tanta educazione sociale a tutto, insomma, a Giulianova. Quindi partecipiamo con tanto piacere. Complimenti per l'iniziativa, è davvero bella, perché comunque omaggiare un cantante così famoso, così importante e così attaccato alla nostra della manità è davvero un grande omaggio, quindi complimenti. Passo la parola. Prego, Roberto Mastrilli. Grazie a tutti. Ringrazio per l'invito, anche se eravamo un po' impreparati, però ecco, ci fa molto piacere. Ringrazio Don Antonio, che per noi, per tutta Giulianova, ma forse per la provincia di Teramo, forse pure un po' di più, è un fiore all'occhiello. Perché noi siamo, come dire, fieri e contenti, perché questa è un'attività che veramente va a compiere, e posso guardare che ci sono via, no? Sempre bene, grazie a voi. Ci fa immensamente piacere questo riconoscimento che va fatto, che state facendo al nostro grande artista Ivan Graziani. Siamo felici, come dire, grazie per l'invito. Grazie a voi per aver accettato, vi auguriamo buona serata, più tardi, grazie. Allora, non solo ricordi, non solo momenti di vita che ci legano a Ivan Graziani, ma anche e soprattutto le sue canzoni. Allora, Luca degli compagni ha preparato una scaletta veramente ricca che ci farà particolarmente emozionare. Adesso vi presento la prima ospite della serata, che è la cantante Giorgia Verona, che interpreterà due brani di Ivan Graziani, Agnese e Firenze. Lei è accompagnata alla chitarra da Marco Iampieri. Sì. Volevo dirvi che tutti gli artisti questa sera sono del territorio, Giulianova, Teramo, dobbiamo promuovere il territorio. Intanto posizionatevi, ricordo il capo animatore di preparare l'omaggio floreale dopo per la cantante.
posizionatevi. E poi un'altra cosa vi devo chiedere adesso. Adesso ho bisogno di voi. Bimbi, un attimo di silenzio. Silenzio. Allora, abbiamo parlato di occhiali? Ah, questa è una bella cosa. Nel frattempo, io l'altro giorno ero stata qui per preparare la, la manifestazione con Luca, e Luca mi aveva spiegato alcune cose, gli ospiti, le canzoni, le coreografie, la targa da scoprire. E stamattina invece mi ha fatto un'altra sorpresa, perché, come sapete, Ivan, oltre ad essere uno straordinario cantatore, era anche un personaggio molto particolare, riconoscibile per esempio attraverso i suoi bellissimi occhiali rossi. E allora Luca li ha trovati, li ha messi lì proprio sulla, all'ingresso dell'area giochi sulla spiaggia. Ah, sempre Sonia è l'autrice, complimenti Sonia. La particolarità naturalmente è che sono occhiali rossi giganti su cui tutti voi questi giorni di festa e di ferie potete farvi una foto da taggare naturalmente al Glamping Village Don Antonio. Adesso una cosa importantissima, abbiamo bisogno di voi per queste due canzoni. Dovete tirare fuori i cellulari, accendere le luci, facciamo una prova, tirate fai fuori i cellulari, tutti i cellulari in alto. Sonia, Patrizia, Alessia. Ah, ma che meraviglia! Tutti. Quel colpo d'occhio. Vi vorrei invitare i signori che sono in piedi a posizionarsi nelle sedie vuote. Sandro, accomodatevi in queste sedie che sono disponibili. Anche i signori che sono lì, ci sono tante sedie in mezzo disponibili. Accomodatevi, signori. Ci siamo? Facciamo così. Bellissimo. Allora voglio fare una cosa. Voglio dire una cosa, che l'ultimo brano è in playback, è stato preparato dai campeggiatori, proprio in modo goliardico perché siamo in un villaggio. La canzone si chiama Pigro, l'ultimo. Facciamo una prova, Bimbi, dobbiamo dire tutti quanti perché là si ripeterà sempre Pigro. Facciamo una prova, diciamo tutti insieme Pigro, 1, 2, 3, Pigro! È un po' moscia, facciamo dire solo ai bambini, 1, 2, 3, Pigro! Solo le donne, 1, 2, 3, Pigro! Solo gli uomini, 1, 2, 3, Pigro! Tutti! Pigro! Ecco, mi raccomando, l'ultimo brano, vi voglio partecipi. Bene. Adesso diamo il microfono a Giorgia Verone, canta Agnese e Firenze. Alla chitarra Marco Iampieri. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Firenze lo sai, non esser finta a cambiarla. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni. Gli occhi di marmo del Colosso toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente di filosofia, col tuo italiano insicuro certe cose le sapevi qui. Oh, lo so. Lo so bene, lo so. Una donna da amare in due, in comune fra te e te. Ma di tempo ce n'è in questa città, fottuti di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, 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 come me. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. Thank you.
che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. Ricordo i suoi occhi, strano tipo di donna che era. Quando gettò i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio. Io sono nata da una conchiglia, diceva. La mia casa è il mare con un fiume, no, non la posso cambiare. Caro il mio Barbarossa, compagno di un'avventura, certo che se lei se ne andava, la tua vita non cambierà. Ritornerai in Irlanda con la tua laurea in filosofia. Ma io che farò in questa città, fottuto di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, 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 come me. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. Marco Iampieri, ci tenevamo a ringraziarvi, ringraziare davvero tanto Luca e tutto lo staff del Don Antonio per averci invitati qui. Per noi è un onore, questa sera si respira davvero un'energia speciale, magica se vogliamo così dire. Quindi con il prossimo brano vi auguriamo una bellissima serata, un buon proseguimento di serata e speriamo di rivederci presto, vista? Bravo! Grazie. Stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada, tu chiusi dentro un petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole in un giorno in pieno agosto, e biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava nella sabbia infuocata ed io non so perché non l'ho dimenticata. Diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora. E se è gelosia, se sono un prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male,
e se continua bene i cuori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese dolce, Agnese color di cioccolata, adesso che ci penso non ti ho mai baciata. Cinque di mattina con la nebbia nei polmoni, però non c'è più Agnese seduta sul manubrio a cantar canzoni, a cantar canzoni. Grazie, grazie mille, grazie. Il maestro Marco Ianfieri, grazie. Giorgia Verona, grazie. Complimenti. Allora, cioè, eccolo, prego. Giorgia, fiori per te, cara. Grazie. Giorgia Verona e Marco Ianfieri, grazie. Beh, è il momento di ascoltarla, di chiamarla qui sul palco. Anna Fischi, Graziani. Buonasera, benvenuta. Buonasera, buonasera, meraviglioso. Un angelo. Grazie a tutti. Anna, benvenuta a Giulianova. Sì, questo posto aveva ragione Erika, molto molto poetico, perché comunque si canta, si balla, si sta insieme ai bambini. E sono felice che proprio questo sia il... Ah, vabbè, niente, fiori subito! Fiori subito! Allora, Anna, io voglio farti tante domande, però te ne faccio alcune, perché altrimenti poi facciamo tardi. Fammi una su Luca! volentieri, perché Luca ha tante qualità, insomma, da scoprire. Tanto ascendente su di me. Allora, Ivan nelle sue canzoni ha messo tante emozioni a parlare e ha preso spunto però da storie di provincia, dalla vita quotidiana. Che pubblico l'ho seguito in quegli anni e che pubblico lo segue oggi? Guarda, devo dire, fortunatamente oggi sono molti giovani che lo stanno riscoprendo e che lo seguono, anche grazie al tour dei miei figli, no? Perché adesso stanno portando questo tour per gli amici tratto dall'ultimo album post-Unica e quindi sì, i giovani lo stanno veramente riscoprendo, oltre naturalmente ai fedelissimi, no? degli anni 80 Ma infatti la stessa cosa, la riflessione che facevo io durante uno dei concerti appunto dei tuoi figli, c'era un pubblico eterogeneo, trasversale, c'erano ragazzini di 10, 12, 15 anni e appunto persone di un'età, ma tutti cantavano le canzoni, le cantavano, e questo è stato veramente molto bello. E tanti piccoli Ivan, devo dire, parecchi. Che bello, a me questa cosa ha fatto molto piacere. Senti, da una tua intervista ho letto che di Ivan ami in particolare alcune canzoni tra virgolette meno note, no? Grande sì. Mondo, Il mio cerchio azzurro, Campo della fiera e Ballata per quattro stagioni.
perché? Che cosa c'è in queste canzoni di particolare? Ma c'è la gioventù, c'è l'amore, no? Quindi i primi anni di vita in comune, cioè. E quindi sono ricordi molto vivi, molto presenti. Senti, è vero che hai collaborato a scrivere i testi di Ivan? Sì. Quali in particolare? A Navi, non so, quasi tutti, devo dire. Non è che lui scriveva e voleva sempre che io stessi lì, poi lui faceva prima la traccia con la chitarra, poi un testo in inglese inventato, diciamo, un drum loop, così. E poi piano piano si inseriva nei testi. Per quello ti dico, era veramente vicino al microfono, divertente, e perché qualche volta cioè, venivano fuori anche delle cose buffe. Per esempio quella Paolina, gli abbiamo fatto fare di tutto prima. Povera Paolina! Quindi è stato un lavoro creativo di progress. Voi avete studiato a Urbino, tra l'altro lì vi siete conosciuti. Ecco, che tipo di arte amava Ivan? Ma guarda, lì io facevo grafica, lui faceva calcografia e fotografia. Quindi cioè, ma la sua vera passione era il fumetto. E quindi ha sempre disegnato, io ho una mostra itinerante di lavori suoi molto bella che abbiamo esposto in un sacco di musei, di spazi bellissimi, e quindi sono molto curiosa di questo. Senti, il 13 e il 14 a Nova Feltria, che è il paese dove voi avevate scelto di vivere insieme, si terrà una manifestazione, una sorta di festival, musica dal vivo, conferenze, laboratori musicali creativi per bambini e per ragazzi e poi tante altre cose, che ha un titolo importante, Maledette Malelingue, no? Sì. È una iniziativa che nasce proprio da Nova Feltria attraverso l'organizzazione di un gruppo di volontari e che in questi giorni appunto stanno lavorando. E tu ti sei preso del tempo per venire qui, quindi questo lo apprezziamo particolarmente. L'ora di meno. immagino. Quello che volevo dire è che all'interno di questa due giorni dedicata appunto all'arte, oltre che alla musica, si potrà visitare la mostra di Carmine Di Giandomenico, sì, e conoscere l'artista che sarà proprio presente attraverso i suoi fumetti. La mostra è stata allestita nell'oratorio di Santa Maria. Perché è importante? Perché Carmine è teramano come Ivan. Quindi... Infatti lui ha dedicato un'opera a Ivan e quest'opera verrà installata lungo il Parco Maretta, che si chiama Parco Ivan Graziani, al quale si accede attraverso un enorme paio di piani rossi, quindi si entra dentro le lenti e si accede al parco. Ma che bello. E quest'opera è bellissima perché c'è un Ivan stilizzato, fumettato, diciamo, però sotto c'è scritto Tati. Oh, e quindi è bellissimo, ricordo bellissimo davvero. Adesso loro non sanno cosa vuol dire tati. Però in teramano vuol dire fratello. È una parola dialettale teramana che appunto vuol dire fratello, e Ivan aveva spesso questo modo di appellare le persone che conosceva, evidentemente, che incontrava. E, ascolta, a proposito degli occhiali rossi, ma lui non mi pare che avesse problemi di vista, com'è nato questa cosa? Ma guarda, eravamo in un viaggio in Francia, perché quella volta le case discografiche ti pagavano i viaggi per andarti a espirare. Ma dai! Quindi noi dovevamo andarci ad espirare a Parigi. A Parigi, bella! Quindi siamo partiti con la macchina, bellissima, guarda, vacanze pagate a non finire. E quindi ci siamo fermati a Aix-en-Provence. E passeggiando in questa meravigliosa città, e lui ha visto un'ottica, si è fermato, c'erano un paio di occhiali rossi di Lafon, li ha visti, li ha presi, se li ha messi, gli ha detto mica li porterai. E non mi vergogno, per l'epoca era un po' particolare, era abbastanza avanti, sì, gli occhiali rossi, la collana di perle, ecco. La catena del cane al collo, tutte cose che sono venute fuori dopo, quindi era leggermente avanti, no, per queste cose. Quindi li ha presi questi occhiali, gli sono piaciuti e poi è diventato un occhiale iconico. Creativo, tuo marito era un creativo, quindi bisognava prenderlo così com'era. Anche uno stilista ha disegnato una collezione di moda. Ma che meraviglia! Sì, gentiluomo di campagna. Ma che meraviglia! Poi so che a casa amava vestire con delle
tuniche, delle cose molto morbide, molto carine. Sì, sì, preferibilmente di cashmere, ecco. Perché capisci che era ricco del magnifico Gran Sasso che era sposo. Ascolta, Tommaso e Filippo in che cosa somigliano a suo papà? Filippo la voce sicuramente, guarda, è uguale. Tommaso pure lui ha un sangue incredibile, ha dei modi di fare, più che Ivan fisicamente assomiglia a suo nonno. Ah, papà di Ivan è uguale, okay, è uguale. Okay. Beh, io avrei tante altre domande da fare ad Anna, ma adesso è il momento di scoprire la targa che intitola questa bellissima piazza a Ivan Graziani, quindi io ti lascio andare con Luca per questa cerimonia che c'è. Prima c'è il balletto. Va bene, Anna, raggiungi intanto Luca e cambiamo momentaneamente la scaletta. Qui coreografia su musica di Ivan Graziani. Un grande applauso per Giorgia De Ascanio. La sposa bambina di 14 anni appena cioccolatina in una terra ancora straniera guarda la pioggia che si fa più fredda e neve diventerà. Yeah.
prendere l'applauso. Giorgia Descagno, la Toga Bambina. Grazie Giorgia, complimenti anche per te, una magia più reale. Siamo pronti? Luca, ci sei? Sei pronto? Allora, a te l'onore di accompagnare Anna davanti alla targa per la cerimonia di scopertura. E adesso dovrebbe arrivare in sottofondo un altro brano molto amato di Ivan Graziani, Lugano addio. Possiamo dare il via alla cerimonia di scopertura della targa che intitola la piazza dell'animazione del Glamping Village Don Antonio a Ivan Graziani. Sei pesante e labbra rosse e la giacca a vento. Sorriso ai tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Emozionare, vediamo insieme un video. Grazie.
so bene, non ho ancora capito, ma certamente è qualcosa che arriva senza che uno lo capisca neppure perché. A proposito che sei tu, vorrei fare un ricordo per Graziani, che è stato un grande autore, un grande chitarrista, che non c'è più. Ma tu hai cantato molto bene la sua canzone. Grazie di cuore. Brava. Si è cantato benissimo e tutto era comprensibile, nel senso che le parole che hai cantato è incredibile, io ci ho creduta e mi sono sentita la più bella. Sei proprio brava, bravissima, bravissima. Lavinia, complimenti, hai una bellissima voce che arriva direttamente al cuore, entra dentro e ho visto Sfera con i brividi, quindi... È freddo, aria condizionata. Certo. Trovo molto interessante il fatto che tu abbia portato un pezzo che parla ad una donna, fondamentalmente. Posso chiederti perché? Allora, ho un bellissimo rapporto con le donne della mia famiglia, mia madre, mia nonna e mia sorella, e questo pezzo l'ho cantato anche per loro, perché quello che sono oggi è anche merito loro. E si sentiva completamente che c'era amore. Brava! Guarda, io ti voglio dire solo che mi hai fatto venire la pelle d'oca, veramente, complimentoni, bravissimo. Grazie, bravissimo. Possiamo votare? Era il 2019 e Lavinia di Ferdinando da Teramo aveva emozionato la giuria di X Factor con Mara Maionchi, con Malika Ayane, Sfera Ebbasta, che hanno detto delle cose bellissime su lei. Questa sera Lavinia è con noi. Benvenuta Lavinia. Le ho tirato il microfono? Ci deve lavorare lei, guarda, mettiamolo qui così riesce a parlare. Allora Lavinia, buonasera, benvenuta sul palco del Don Antonio Classic Village. Ti sei rivista tante volte in queste immagini, ogni volta che le rivedi che emozione provi? Beh, è un'emozione molto forte perché è stata un'esperienza unica, veramente irripetibile, il pubblico, le emozioni di un palco così grande veramente sono irripetibili. Irripetibili. Chi ti ha fatto conoscere le canzoni e la musica di Ivan Graziani? Perché lì tu avevi, eri giovanissima, 16 anni. Diciamo che il merito è di mio padre, perché era, diciamo, abitudine in macchina a sentire Ivan, sentire tutti i CD dalla prima all'ultima traccia, quindi diciamo che le ho prese in maniera inconsapevole, ma le so praticamente quasi tutte per quasi senza accorgermi in realtà, e la passione, diciamo, è nata dopo. Ti sono piaciute le sue canzoni, i suoi accordi, le parole? La capacità di raccontare storie e di far immergere nella storia chiunque ascolti. Questa è una capacità veramente unica. Molto bene, Lavinia. Allora, questa sera ci riproponi nuovamente Sei così bella e noi ti auguriamo veramente che la bellezza accompagni sempre la tua vita. Parli di noi, oh, che
incanto a guardarti e a non credere sei. Mi tieni stretta la mano, a guidarmi sei tu. Mi ripeti con gli occhi cosa cerchi di più. La mia vita è tua e anche quando non ci sei, oh, in mille occasioni sprofondarmi parte, essere collegata al nome di Ivan e poter provare a portare sul palco un minimo della sua magia. Quindi grazie a tutti e grazie a questo spazio, è meraviglioso. Noi ringraziamo te per aver accettato questo invito e davvero ti auguriamo tutto il bene del mondo con un omaggio floreale da parte dell'organizzazione. Rimani con noi perché velocemente io vi saluto. Vi ringrazio di essere stati qui con noi e ringrazio Luca degli Compagni e tutti i suoi collaboratori che hanno permesso questa bellissima serata e poi l'idea di dedicare un luogo così bello di fronte al mare Adriatico ad Ivan Graziani con le sue canzoni che per tutta l'estate vi accompagneranno grazie alle parole che sono state raccolte nel bar del villaggio. E che dire anche grazie ad Anna Vischi per essere stata con noi questa sera. Grazie Luca, grazie Luca, rimani con noi perché dobbiamo annunciare avviare la serata di animazione che solitamente tiene compagnia agli ospiti del Don Antonio Glamping Village. Ci sarà adesso la canzone Pigro, interpretata in playback naturalmente dagli animatori, ma anche da alcuni ospiti del campeggio, del villaggio, e questa è una cosa bellissima perché tutti vengono coinvolti. E quindi la musica di Ivan Graziani accompagnerà tutta questa serata. Grazie ancora per essere stati con noi e mi raccomando, cantate insieme agli animatori. Arrivederci. Grazie Davina.